Gualtiero De Santi viene a raccontarci della sua conoscenza di Volponi. Io ho un'immagine complessa di Volponi, anche un ricordo, un'immagine in cui quello che è sicuro, quello che trovo più sicuro, quello che più mi affascina è lo scrittore. Quello che è più certo per me, naturalmente non che le altre cose siano incerte, ma le altre cose stanno in una dimensione conflittuale, contraddittoria, dove c'era il tormento, c'era l'agitazione, c'era l'affetto, c'erano le aperture, c'erano le chiusure, c'erano gli elementi razionali, c'erano gli elementi viscerali, irrazionali. Come dire, è un'immagine, lo dico per il rapporto anche molto intenso che ho avuto con Volponi, è un'immagine non pacificata, non pacificata, ma questo non che io abbia un contenzioso con lui, un'immagine non pacificata, è come se una serie di cose non si fossero chiuse, è come se io aspettassi di rincontrarlo e di dirgli, di spiegarmi, di... E poi, ma d'altra parte questo, siccome prima ho parlato della cosa più certa e più sicura dello scrittore, di cui dirò, naturalmente dico subito che è un grande scrittore, io l'ho sempre pensato, l'ho sempre detto, in una certa fase gliel'ho anche detto, ma insomma con la mia lettura era quella, lo vedevo tra i grandi scrittori italiani del secondo Novecento, ne ero certo. Mi piaceva moltissimo la sua scrittura narrativa, mi piaceva moltissimo la sua scrittura poetica. Si continua a pensare che la sua scrittura poetica sia una di quelle che ha aperto varchi, che è andata avanti. Certamente poi la poesia italiana si è mossa in un'altra direzione, non è che si è mossa in una bellissima direzione, se devo dire. Ma insomma per dire quel testo, quel grande testo che è Contesta Fronte, sì, che è Contesta Fronte, in qualche modo ci sta lì ad aprirsi e noi lo guardiamo. No, e su questo devo dire che c'è anche una questione che doveva esserci un altro titolo, ma diciamo più poetico. Io questo titolo, lui l'aveva detto, potrebbe essere questo, io ho detto sì, questo, adesso non lo sto nemmeno a dire. Poi però lui, siccome qui c'è anche la Giovina, lui scelse l'indicazione della Giovina, giusta, perché poi quel titolo definitivo fu quello, fu quello. E quindi insomma, no, forse è anche normale, perché in fondo siamo in presenza di uno scrittore che sta nella contraddizione, che ha scelto come scrittore di stare nella contraddizione, e quello che è bello... Diciamo quello che è produttivo, questo l'ha detto un mio amico critico una volta, mi ha detto guarda che questo Fuori di Urbino era una conferenza che io facevo su di lui, Fuori di Urbino a Reggio Emilia, lui mi ha detto ma guarda che la feracità, come dire, la produttività di questa cosa è che la contraddizione viene aperta e non viene chiusa. E questo è appunto il testa a fronte, se volete, no? Nel senso che appunto tu sei costretto a intervenire, stai dentro, sei trascinato dentro quella contraddizione. Aveva questa bellezza, questa immediatezza, evidentemente aveva tutti i vuoti, perché avvenivano naturalmente queste cose, avvenivano. E quindi per dire, io lì quando mi capitavano questi momenti di grazia espressiva, vorrei dire, in cui si rivelava la sua natura vera di scrittore, senza, ma vorrei dire di scrittore, anche di poeta, senza però che ci fosse costruzione, perché era spontanea, non so come dire, io restavo molto colpito, sì, io devo dire che quei erano i momenti in cui restavo colpito. In cui siccome avevo quel filtro, siccome avevo questo legame, per cui comunque il nostro rapporto era all'interno come di un interscambio in cui c'era appunto lui, la letteratura italiana, eccetera, no? Il ragionamento e la riflessione, questa era una cosa che quando avvenivano queste cose, perché avvenivano semplicemente, ecco, non ero preparata e questo mi colpiva molto. Per esempio, una cosa che io non condividevo, io tentavo di sfuggire all'urbinatità, mi dava fastidio. E quando lui fuori, quando mi presentava qualcuno, diceva sempre subito che era di Urbino, che
che io proprio adesso sono un po' cambiato, ma proprio allora mi dava fastidio ed era un ambito, io per esempio che pure passeggiavo con lui per Roma, per altre città, io urbino mai, non mi piaceva andare avanti e indietro, come non mi piace adesso, non mi piaceva, e lui sapeva che lì non ci potevo essere, era una dimensione che non mi apparteneva, che avversavo, e quindi questa. Però voglio aggiungere una cosa, adesso lo so che siccome qui chiudo qui, no, lo voglio dire, siccome è stata evocata l'urbanistica e tutto quello che Volponi, ma non solo lui naturalmente, tutto quello che Volponi ha fatto per volere lo sviluppo di Urbino e la protezione di Urbino, per dire dal punto di vista architettonico che a Urbino non si sia fatto il cimitero di Pomodoro è una cosa ingiuriosa, è una cosa vergognosissima secondo me. Ma insomma, io quando sono andata alla Biennale di Venezia, una biennale, c'era il modello, il plastico del cimitero, e allora si diceva che era per Urbino, l'ho vista in un altro contesto, in un'altra mostra, mi pare a Berlino, e lì si diceva che Urbino non l'avevano voluto. Insomma, mi sono anche sentito come urbinate un po', come dire, sì, mi sono un po' vergognato, anche se io non, come dire, ricordo anche proprio le serate, la partecipazione, quando c'erano tutti Dargan, Leonetti, eccetera, no? E questo, quindi lui ha fatto molto, non soltanto lui. Qui però mi sono sempre chiesto, nell'ultimo anno, ve lo voglio dire, che cosa avrebbe detto Volponi di quello che sta accadendo adesso a Urbino, questo massacro terribile che viene fatto, altro che la piantata, e non lo so cosa, gli appartamenti che stanno, ma qui si sta facendo un massacro terrificante. Quello che è impressionante, qui bisogna dar merito a Giorgio Cerboni Baiardi, insomma, ma quello che è impressionante è che nessuno dice niente. Beh, insomma, io penso che se uno ha la memoria anche di Volponi, io penso che dovrebbe, come dire, quantomeno interrogarsi su quello che sta avvenendo, su quello che sta avvenendo. In questo mi sento, in questo momento, è qui che sono più volponiano e più vicino ai suoi intendimenti, alla sua mente e ai suoi desideri, credo. Grazie. Ora Amleto Santoriello ci legge le righe iniziali della mia Urbino, in cui lo sguardo si allarga a tutte le Marche, perché se vogliamo veramente capire un territorio, ma anche un problema, dobbiamo inserirlo in un contesto e leggerlo in rapporto al contesto. Prego, Amleto. Picciola terra, chiamava Giacomo Leopardi quella di Annibale Caro, il famoso traduttore dell'Eneide, nativo di Civitanova Marche, vicinissima alla sua Recanati, picciola terra per indicare un territorio compreso dentro un solo giro d'orizzonte, investito dalle stesse correnti astrali come dal medesimo temporale, luogo fisico e umano, dalle conformazioni ed abitudini simili, pervaso dagli stessi pensieri, accenti, fobie, da tutti i legami che ciascuno via via vi intreccia, che tutti insieme diventano le strutture e le funzioni di un corpo e di una mente. Proprio un cerchio di terra marchigiana, uno dei tanti fra l'Appennino e l'Adriatico che costituiscono la regione chiamata appunto Marche, come ogni buona guida spiega, per l'applicazione a tale sua fisionomia del sostantivo Mark, che in tedesco significa appunto confine. E Marche va bene al plurale. Ancora oggi, che pur riunite in un'unica regione sul polpaccio dello stivale, tra nord e sud, nella forma compatta di un rettangolo, restano tante e diverse, numerose, picciole terre. Sì, il territorio è diversità, come è comprensione delle diversità, però che si intrecciano nell'insieme, e infatti Volponi era molto attento ai legami che via via nel territorio le persone intrecciano.